Bella a tutti ragazzi, Lorenzo qua per voi, finalmente bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi è una giornata abbastanza particolare perché c'è un sole veramente dell'anima, fa un caldo assurdo e io e il mio amico abbiamo deciso di allenarci all'aperto. In questo modo ho un workout outdoor da proporvi qua sul canale, dato che uno dei miei ultimi video, ultimi e unici tra l'altro che avevo fatto di allenamento all'aperto, vi è piaciuto molto, ho deciso di riproporvelo, ovviamente cambiando location. Siamo venuti in un altro parchetto, io direi che ci sistemiamo un attimo, prendiamo ultime cose dalla macchina, post workout per dopo, abbiamo già pranzato, no in realtà abbiamo già fatto solo colazione. Speriamo che al parchetto non ci sia nessuno che ci disturbi e ci avviamo. Allora, vediamo un attimino, l'altra volta vi ho fatto vedere un allenamento molto interessante, questa volta ne ho un altro nuovo da proporvi. Io direi che lo proponiamo sempre in modalità circuito, quindi andremo a fare diversi esercizi senza recupero se siete avanzati o con recupero magari se lo siete un po' meno, per 3-4 volte. Io direi che il numero ottimale di circuiti si aggira intorno alle 4 volte, quindi noi andremo a fare tutti i nostri esercizi di fila senza recupero per poi andare a recuperare 2-3-4 minuti, il tempo necessario chiaramente per riaffrontare il circuito al top delle performance, così per 4 volte. Ripeto, se non siete abbastanza avanzati potete anche prendervi tra un esercizio e l'altro 30-40 secondi, insomma, per recuperare un po' il fiato. Il parchetto in cui siamo oggi è questo qua. 3 ore per trovare questo benedetto parchetto. Era carino perché i colori sono interessanti, non è enorme, non è il massimo, però vabbè, giusto per cambiare un po' location. Allora, vediamo subito un attimino gli esercizi che comprenderanno questo allenamento. Io direi di partire con dei semplici pull up, quindi delle trazioni alla sbarra. Poi passeremo a dei normalissimi crunch per terra, quindi andremo a fare un po' di addome. Possiamo passare poi a fare dei chairs dip, quindi sono niente che meno che i tricipiti seduto. Io poi passerei a fare dell'addome alla sbarra. Questo è un esercizio abbastanza avanzato, quindi andremo a tirar su le gambe fino alla sbarra per lavorare l'addome. Andiamo a fare dei push up orizzontali al pavimento, quindi non inclinati. Poi abbiamo dei chin up, quindi sono nient'altro che delle trazioni con la presa in questa maniera qua. Possiamo passare poi a fare un po' di squat libero abbinato magari a una camminata con affondo, per poi chiudere l'allenamento, chiudere il circuito con dei piegamenti magari sulla sedia rialzati, quindi per andare a stimolare maggiormente la zona alta del pettorale. Possiamo partire, vi faccio vedere quindi spiegandovi nel dettaglio ogni singolo esercizio per farvi vedere l'esecuzione corretta. Roby, tu sei pronto? Yeah. Perché ora questo è dimostrativo, poi io e te ci alleniamo. Allora, primo esercizio da affrontare saranno le trazioni. In questo caso abbiamo 12 colpi, o insomma, per chi magari non è abbastanza forte, non ha un buon rapporto peso-forza, il massimo che ne ha. Ok, se non ve la sentite recuperate 30-40 secondi, se no passiamo subito al prossimo esercizio, che in questo caso sono dei classici crunch per terra. Di crunch ne andremo a fare 15. Ok, passiamo subito al terzo esercizio, che in questo caso prevede chairs dips, quindi troviamo un rialzo, una panchina, qualsiasi tipo di struttura, mettiamo in questo modo e andremo a fare il nostro esercizio. 15 colpi qua. Ok, recuperate se dovete recuperare, mentre per i più esperti si passa subito al quarto esercizio, esercizio avanzato per l'addome, addominale alla sbarra. Andremo a portare i piedi qua in alto. Purtroppo l'altezza di questa sbarra pecca un po', ci si arrangia. Fatene per quanti ne avete. Ok, passiamo al quinto esercizio, classici piegamenti per terra. Andremo ad effettuare una quindicina di colpi. C'è il pavimento che è bollente. Zah.
Allora, diciamo che la postura, la posizione delle braccia può essere variabile a seconda della vostra struttura. Io tendenzialmente ne tengo una media. Passiamo a fare i chin up, che non sono nient'altro che delle trazioni alla sbarra, ma con la presa in questo modo. Andremo a stimolare maggiormente i bicipiti. Anche qui rapporto peso forza deve esserci. Fatene per quante ne avete, o altrimenti fermatevi a 10-12 colpi. Ok, passiamo al settimo esercizio. Perdonatemi se ho sbagliato a tenere il conto delle cose. Squat libero, posizione da squat normale, piedi leggermente aperti, una ventina di colpi. 9, 20. Senza fermarci, passiamo all'ottavo esercizio. Affondi in camminata o sul posto, come preferite. In questo caso 10 per gamba. Ok, ottavo esercizio concluso, passiamo al nono ed ultimo esercizio del circuito di oggi, push up inclinati, ovvero con le gambe un po' più rialzate per andare a stimolare il petto alto, quindi proviamo magari un rialzino qua. No, una panchina mi sa. Panchina? No. Sto morendo, non sono proprio abituato a fare questi circuiti. Andiamo a fare o i colpi massimi o fermiamoci a 10-15 reps. Anche qui, apertura delle braccia, medie. Ok, direi che il primo circuito l'abbiamo concluso. Come vedete, per me, per chi lavora solo in sala pesi, è abbastanza faticoso. Ora Robby, voglio vedere un po' te all'opera. Questo circuito lo andiamo a ripetere 4 volte. Prendetevi qua il tempo necessario per recuperare 2-3, anche 4 minuti. Se ne avete bisogno. Mi raccomando, sempre l'acqua dietro, ci riposiamo 3 minuti e noi proseguiamo. Stiamo già morendo di caldo, ricordatevi sempre di partire con qualsiasi tipo di allenamento in palestra, outdoor, qualsiasi, sempre con un buon riscaldamento per preparare il vostro corpo all'esercizio fisico. Abbiamo recuperato abbastanza, direi che possiamo partire subito con il secondo, il terzo e il quarto giro. Piccola modifica volante che ho voluto inserire, al posto di chairs dip abbiamo la struttura, diciamo, anche carina per fare un po' di dip, che io reputo molto 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 più stressanti a livello di danno muscolare che non quell'esercizio di prima. Impostiamo i vari timer e possiamo partire con i pull up. E questo era solo il secondo giro, lasciatemi 2 minuti per recuperare. Mio Dio, abbiamo ultimato ora tutti quanti i giri, veramente da morire. Stavamo già pensando che venirsi ad allenare a questo, cioè abbiamo scelto un orario veramente assurdo, Robby, eh. Un giorno, mezzogiorno e mezzo, che ore sono? Se il workout vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete un workout da propormi. Il mio, ovvero questo qua, lo trovate sotto in descrizione, vi lascio la scheda completa con set per reps, per recupero. Detto questo, l'acqua, beh sì dai, non ne ho nemmeno bevuta così tanta. Mi sono portato ovviamente post workout, in questo caso della bulk powder, con all'interno 40 grammi di proteine in polvere e, se non sbaglio, non mi ricordo se 60 o 70 grammi di avena istantanea. Viene praticamente uno shake abbastanza completo, sia sotto il punto di vista delle proteine che il punto di vista dei carboidrati e anche un po' di grassi dall'avena. Andiamo a... Ok, ho fatto già i danni. Andiamo ad aggiungerci la nostra acquettina. Era veramente da tanto tempo che non mi allenavo all'aperto e fa caldo, cavolo se fa caldo. Vi ricordo inoltre, ragazzi, che per tutti i prodotti della Bulk Powder trovate sotto in descrizione i miei link di affiliazione e se aveste intenzione di fare un ordine passando direttamente dal mio link mi garantirete una piccola commissione e io di questo ve ne sono grato. Ovviamente se acquisterete su Bulk Powder passando al mio link e magari volete farmelo sapere, vi lascio qua
in schermata, il mio nickname di Instagram col quale mi potete trovare. Vi aspetto veramente in molti perché è un social che sono veramente molto affezionato, ci tengo soprattutto perché c'è un contatto diretto con voi, non come qua, che magari molti di voi mi vedono solo attraverso uno schermo. Detto questo, lasciate un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate, mi raccomando, la campanella per ricevere sempre una notifica ad ogni mia nuova pubblicazione. Qua sto sudando malissimo e noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video.